Buon pomeriggio da Angelo Nai. Stati d'animo e condizioni diverse per le due formazioni che si sfidano in questa 16ª giornata di campionato. Un po' Gibonzi in straordinaria forma sfida una Pianese in seria crisi di risultati che oggi si presenta allo stadio comunale Stefano Lotti con il nuovo mister Lucio Brando. Convinto nelle linee, prende e calcia. Qua c'è subito il primo intervento da Marino. Attenzione a Cesario che conclude. Bella occasione per la Pianese. Cesario, Iacullo, gli va addosso a Cesario. Cesario fino in fondo, mette la palla in mezzo. Secondo palo convinto. Che occasione per la Pianese. Poggesi di nuovo. Muove la palla al Poggi Ponzi. Attenzione alla palla per Ricco Bono che stoppa. Che stop! E che gol! Il vantaggio del Poggi Ponzi. Ma che giocata di Ricco Bono. È sbucato alle spalle della difesa, ha fatto uno stop eccezionale e ha depositato alle spalle di Crispino. Leggermente in ritardo anche sull'uscita, ma qua il merito è tutto di Ricco Bono. Di nuovo da Marino, palla verso Convitto, Convitto, Convitto va giù. Non c'è niente secondo il signor Gregoris. E questo episodio andrà sicuramente rivisto. Che Seminara di nuovo Convinto, Convinto sull'out, mette la palla in mezzo, debole nelle mani di Pacini. Lancia in avanti di nuovo verso Ricco Bono, di nuovo ritardo Crispino e qua Muscas conclude al volo. Cosa ha combinato Crispino, il secondo gol del Poggi Ponzi. Ma cosa ha combinato il portiere della Pianese, mamma mia, pazzesco. Ricco Bono punta Folino, mette finta, sterza, poi palla verso Manfredini, anticipo di Simeoni che rimette in gioco Manfredini e la posizione però è buona perché la giocata difensiva è di Simeoni. È gol, il terzo gol del Poggi Ponzi. Aveva alzato la bandierina. Cesario cerca una sponda verso Convinto. Marino mette la palla sul secondo palo verso Condai, colpo di testa, rimette nel mezzo palma Cesario. Che intervento di Pacini, mamma mia. Ha sbagliato solo questo passaggio. Adesso Condai mette la palla verso palma. C'è la Pianese adesso. Tanti uomini a scaldarsi in tutte e due le panchine. Adesso Simeoni verso Cesario. Cesario conclude alto. C'è una Pianese diversa, l'abbiamo detto. Condai porta il pallone di nuovo da Cesario. Cesario conclude. Di nuovo Pianese vicino al gol dell'1-3. Giocata di Muscas per Vieri che poi allarga sulla fascia, palla sul secondo palo. Ricci evita il quarto gol. Le apri Simeoni verso Palma. Palma si gira, Palma in un fazzoletto conclude al lato. Palma conclude. Fa un tuffo plastico Pacini. Convinto verso Lepri. La palla è per Ricci che conclude. Bellissima parata di Pacini. Batte questo calcio d'angolo, palla messa sul secondo palo, non arriva nessuno, non le ha presa una in area la Pianese. Convinto fino in fondo, Convinto, occhio al 10 della Pianese, palla morbida Folino. Le ha sbagliate tutte la Pianese. Almeno 8 palle gol in questo secondo tempo. Finisce qua il Poggi Ponzi, batte 3-0 una Pianese sempre più in difficoltà. Servirà sicuramente la pausa natalizia, servirà sicuramente mettere mano al mercato per ridare speranza a una formazione che era partita fortissima ed una rosa che sicuramente merita di più rispetto a quello che è stato visto fino ad oggi. Un saluto da Angelo Nai. Mister, buonasera. Buonasera. Una sconfitta amara per come è avvenuta, perché la Pianese conferma questi errori concettuali, queste distrazioni mentali. Dopo un primo tempo secondo me giocato molto bene, la Pianese penalizzata che sta pagando tutto in questa parte di stagione, che ormai
fa fatica a trovare il gol, anche secondo me è proprio un blocco mentale, la pensa così anche lei. Sì, infatti concordo sulla seconda parte del, dell'analisi, non avrei usato l'aggettivo concettuale, per me concettuale è qualcosa di diverso, anzi concettualmente abbiamo lavorato anche discretamente bene, probabilmente anche cose nuove. Nessuno si aspettava la perfezione, abbiamo anche provato a fare e credo che ci siano anche in discreta parte riuscite. Mentale sì, mentale sì. Mentale purtroppo penso che sia veramente evidente, no? Cioè, arriviamo da settimane dove chiaramente qualche cosa che non ci funziona in testa c'è, abbiamo bisogno di. E oggi abbiamo trovato probabilmente anche l'avversario peggiore possibile, perché in questo momento invece loro sono pieni di entusiasmo e ogni cosa viene bene, quindi è normale che poi si vadano a vedere questi risultati che visti da fuori sembrano delle determinate cose. Io vorrei andare a lavorare molto di più sulla prestazione invece. Devo dire che a parte sicuramente delle cose da correggere, la squadra ha provato e credo che ci siano state anche tante conclusioni, abbiamo concluso tanto, siamo arrivati tanto nell'area avversaria, cosa che, non so, ricordatemi voi quanto è parata ha fatto Crispino, sto parlando di una squadra che ha concesso veramente quasi nulla, quasi prendiamo il gol in uscita con un colpo di tacco. Sono cose anche abbastanza goffe, però ribadisco, sono cose che nel calcio succedono, ci sono determinati momenti dove di down che succedono, adesso dobbiamo lavorare, adesso fortunatamente abbiamo qualche giorno di stacco, vediamo di sfruttare bene queste feste e poi dopo riprenderemo a lavorare, io medicine e altre non le conosco. Mister, lei è qua è a Piancastagnaio da pochi giorni, quindi nessuno si aspettava la bacchetta magica e la Pianese totalmente diversa rispetto alle ultime uscite, però qualcosa è cambiato secondo me nell'atteggiamento, nel modo di mettersi in campo. Alla fine, come diceva lei, si paga degli episodi, si paga delle situazioni, Crispino non è stato quasi mai impegnato, la Pianese sia nel primo tempo che nel secondo ha calciato molto verso la porta, però un dato evidente, da molte partite la Pianese, nonostante crea tantissimo anche prima che arrivasse lei, non riesce a segnare. Si aspetta qualcosa dal mercato o per lei tutto questo rientra sempre all'interno del campo mentale? Sulla parte mercato sinceramente glisserei, nel senso che poi alla fine sono valutazioni che faremo col direttore, ci siamo presi del tempo come è normale che sia. Sono arrivato in un periodo un po' particolare, proprio all'interno di questa finestra, però la società si è messa a disposizione, io ho chiesto veramente qualche giorno per conoscere meglio questi ragazzi, poi se c'è da fare qualche cosa la si farà, non è quello assolutamente il problema, che ci sia un pezzo da mettere, un pezzo da cambiare. Penso che sia fisiologico, lo stanno facendo tutte le squadre, probabilmente lo farà anche la Pianese. Quello che a me interessa invece è creare una forte identità. Sono contento che poi alla fine si riesca a notare anche dall'esterno, comunque che ci sia il tentativo, non sempre si riesce, ma il tentativo di avere un approccio mentale diverso, di avere un approccio forte alla gara. Un approccio determinato all'interno della gara, purtroppo siamo accompagnati da questo momento a qualcosa che sfugge, no, dalle logiche, non c'è una ribadisco una medicina oggettiva dove si sa come intervenire, bisogna avere pazienza, bisogna lavorare, credere molto in se stessi, avere fiducia in quello che si fa, ma io nonostante il passivo sia abbastanza pesante, io rimango ottimista, perché questa è una squadra che reputo che possa fare bene, e sono certo che tra qualche settimana saremo qui a commentare tutte altre cose. Bene, grazie mille.